Ciao a tutti ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi video recensione dei prodotti sulla cura del corpo. Cosa utilizzo per far sì che la mia pelle diventi liscia, 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 come un goletto di bambino. Allora, iniziamo subito. Allora, come gel, come bagno doccia per tutti i giorni, utilizzo questo bagnoschiuma rilassante della Phyto Relax ai fiori di Bach. Ragazze, questo ha un profumo strepitoso, rilassante, come dice appunto proprio la confezione, e una linea ovviamente senza sless, senza parabeni, senza petrolati, e come si legge appunto qui nella descrizione, il bagno doccia, questi preparati cosmetici Phyto Relax ai fiori di Bach contengono essenze floreali estratte, seguendo il metodo di igiene del dottor Edward Bach, rinominate per riequilibrare il disagio emotivo della persona. È comunque molto rilassante, le rilascia un profumo strepitoso, anche nel bagno si sente, anche dopo aver fatto la doccia a distanza anche di un'oretta o due, profuma il bagno in modo incredibile. Piace anche tanto a mia mamma, infatti l'ha quasi terminato. Questo per un utilizzo quotidiano è davvero ottimo. Costa intorno ai 6 euro, 5,90 euro, beh, calcolate sempre che sono 500 ml. Io l'ho trovato alla Coop, anzi all'OBS, sì, l'OBS della Coop, però i prodotti della Phyto Relax sono comunque facilmente reperibili, quindi questo per tutti i giorni è ottimo. La confezione è anche in plastica, rigida, facilmente maneggevole, profumo davvero davvero ottimo, proprio ai fiori di Bach, e ottimo, anche in combo, utilizzato come una spugna, tranquillamente fa il suo lavoro. Quindi questo per tutti i giorni è straconsigliato. Poi, una volta alla settimana, due volte alla settimana, utilizzo questo prodotto, il mio preferito del momento, anzi da settembre-ottobre, questo prodotto della Body Shop. So che la Body Shop non si trova neanche a Bari, in realtà, dove vado a rifornirmi, o a Foggia, tantomeno a Foggia, l'ho trovato a Bari addirittura, a Roma, l'ho trovato a Roma, ci sono diverse fragranze, la Body Shop si sa che non è economicissima, infatti questo costa intorno ai 13-14 euro, sono 250 ml, questa è la fragranza di noce brasiliana, ragazze è straordinario, lascia la pelle morbidissima, vellutata, infatti lo sto centellinando rispetto a quell'altro, magari che riesco a reperirlo con più facilità. Questo è, diciamo, lo tengo un po' più stretto, più riservato, vado un po' a centellinarlo perché comunque so che non è che vado ogni giorno a Roma, quindi riacquistarlo è davvero un problema. Non potrei. Comunque il mio ragazzo si prese quello all'olio d'oliva. Metto che si sta trovando anche bene, però questo, ragazzi, ovviamente questo è senza parabeni, senza siliconi, di origine naturale. Davvero, se vi capita di trovare un negozietto, un Body Shop, fateci un pensiero perché davvero, ragazze, è straordinario. Io lo utilizzo in combo, questo, con quello di cui vi ho parlato lo scorso video, con questo scrub al bicocca e mango della Dilidia. Non mi sto a soffermare perché ne ho già parlato nel video dei prodotti Dilidia, quello precedente. Cosa faccio? Con una spugna, prima mi faccio lo scrub, un'altra settimana, questo rimuovo le parti più ruvide magari del mio corpo, come gomiti, ginocchia. Dopo aver fatto una passata con questo scrub, passo questo della Body Shop. E ragazze, che ve lo dico a fare, come ho detto prima, un profumo bellissimo, travolgente davvero sotto la doccia, perché davvero è... la pelle è morbidissima, vellutata, idratata. E ne basta davvero pochissimo, e ce l'ho da settembre, lo utilizzo davvero poco perché veramente è prezioso, non è che ogni giorno posso, come ho detto prima, posso comprarlo perché appunto non è reperibile facilmente, dove c'è proprio il negozio tipo Yves Rocher c'è anche questo Body Shop, quindi credo che conserverò la confezione, lo utilizzerò per qualcos'altro, perché davvero la confezione è anche molto, molto pratica, sempre con la... con l'apertura così, il profumo stupendo, e questo non è proprio un bagno doccia, ma una crema doccia, quindi questo promossissimo. Poi, come crema corpo,
ora passo, questa è la, diciamo, la detersione sotto la doccia. Per la crema corpo, purtroppo, questa della Perrier al muschio bianco, perché purtroppo? Perché lo utilizzavo con grande piacere, però una svista dell'Inci, anche perché non si legge proprio benissimo, nel senso che si legge in trasparenza, quindi forse per distrazione ho preso questo prodotto che contiene dimeticone, però non è ai primi posti, è ricco di burro di karité, il muschio bianco sente tantissimo, è presente, però ovviamente da amante dei cosmetici, sia con il make-up che il mondo beauty, con buon bio, buon Inci, non posso passare sopra, perché comunque contiene dimeticone, contiene anche il metilparaben, tretasodium palmitate, quindi non... scusate, tretasodium EDTA, quindi non mi sono sentita di... cioè, per la prossima volta non lo acquisterò. La Perrier non è, diciamo, eco bio, non è eco bio assolutamente, neanche a buonissimi Inci, almeno quello che ho provato fino adesso, quindi qualche altra profumazione di questo, c'è muschio bianco, altri mi sa la lavanda, adesso non ricordo bene, però comunque non lo acquisterò, fa il suo lavoro come crema corpo, profuma, però ovviamente avendo dimeticone lo lascio posato sullo scaffale, quindi è no comunque. Poi ragazze, io diciamo, oltre ovviamente alla cura del corpo, anche non lascio ovviamente, non lascio comunque, non trascuro anche la cura dei piedi, soprattutto quando viene estate, però d'inverno, una volta alla settimana, faccio uno scrub con un prodotto, diciamo, della Bottega Verde, uno dei pochi che si salva, diciamo si salva, non è proprio eco bio, ma neanche, diciamo, non è ovviamente bio, però ovviamente sappiamo, insomma, per i piedi posso chiudere un occhio, nel senso che è uno scrub veloce. Questo è a base di aloe vera e zucchero, 100 ml, l'ho pagato con una stra offerta di Bottega Verde, quelle cartoline che mi arrivano a casa, quindi l'ho preso volentieri. Mi hanno parlato bene anche sul web e anche molte mie amiche che l'hanno utilizzato. Ha una consistenza gelosa, un po' troppo, non è densa, neanche liquida, diciamo, fa il suo lavoro, mi pulisce bene, diciamo, le parti magari ruvide come il tallone oppure un po' il calletto vicino al piedino, però non, diciamo, l'odore non lascia desiderare, non lo acquisterò per l'odore soprattutto, perché è un po' nauseante, a lungo andare mi disturba, anche utilizzandolo una volta alla settimana non lo so, fatemi sapere se magari l'avete provato, oppure se avete provato qualche altro scrub proprio per i piedi, in speciale i piedi, perché insomma mi piacerebbe anche provarne di altri, perché una volta alla settimana faccio anche uno scrub ai piedi e metto anche una crema a piedi. Adesso vi mostro qual è. Utilizzo questa crema talco piedi sempre dalla Bottega Verde, alla fragranza di menta, ma non è, ovviamente questa l'ho presa anche sempre un po' tralasciando la questione Inci al 100%, non essendo fissata al 100%, infatti non credo che la riacquisterò comunque, a parte che non mi è piaciuta, perché nei primi tempi mi piaceva, si assorbiva abbastanza velocemente, poi col passare del tempo anche, diciamo, non ha proprio quel gusto, quel sapore di menta che può, cioè quella fragranza di menta che a me personalmente piace. Quindi non acquisterò, si utilizza con i piedi asciutti, dopo un pediluvio, oppure dopo aver massaggiato i piedi con lo scrub e quant'altro. Non l'ho trovata particolarmente diciamo, efficace, perché sì, mi profumava i piedi, mi veniva sottobato la sudorazione d'estate, però d'inverno non l'ho trovata particolarmente utile, perché... forse d'inverno non si assorbe facilmente tantissimo, anche quando metto magari un calzino subito dopo ho trovato un po' di difficoltà che non si assorbiva velocemente, magari con il sandalo d'estate non ci facevo caso perché non indossavo il calzino oppure la calza e colla. Adesso invece con l'inverno noto che magari a parte la profumazione mi ha stancato un po' nel corso del tempo, anche utilizzando una o due volte alla settimana preferisco utilizzare magari anche il borotalco, il semplice borotalco che magari è semplice, a base di talco, quindi non penso che non lo acquisterò, a parte che non ha un Inci gradevolissimo, quindi assolutamente, anzi con il ciclo pentaloxilosano, ma anche se avesse avuto un Inci buono non l'avrei acquistato, perché per me non è un prodotto da riacquistare.
Ragazze, come ultimo prodotto voglio parlarvi di un prodotto che ho acquistato in erboristeria a base di aloe vera e pompelmo che utilizzo, è un po' viso-corpo, è diciamo, una multifunzione. Questo della Mycovit, non so se questa è della linea Pharmaderm, diciamo, è un mix di oli essenziali, come dice qui, pompelmo, aloe vera, che ovviamente favorisce un po' magari lenisce un po' gli arrossamenti in caso di pelle disidratata, come dice qui, in caso di sudorazione eccessiva. Io l'ho utilizzato, vi dico la verità, l'ho utilizzato qui quando magari faccio le sopracciglia con la ceretta dall'estetista oppure con la pinzetta. Lo utilizzo in questa zona, magari questa zona dopo che ho subito appunto un po' di irritazione perché si è arrossata, metto un po' di questo, proprio uno zic, e mi lascia la pelle tonica. Per niente arrossata, anzi idratata al punto giusto, quindi lo utilizzo su particolari, diciamo, punti del corpo che magari possono aiutarmi, post depilazione sulle gambe, quindi me la va a, diciamo, a lenire e appunto dice proprio fino alle zone più delicate come palpebre e contorno occhi, quindi diciamo indicata proprio per quelle zone un po' particolari, un po' diciamo che hanno subito tra virgolette un po' un urto come la depilazione alle gambe, alle braccia, quindi lo utilizzo e davvero si assorbe rapidissimamente e fa il suo lavoro, quindi a base appunto di olio di malaleuca, quindi tea tree, pompelmo, eccetera. Bene ragazzi, io ho terminato, spero di aver fatto una carrellata, una panoramica di quelli che sono adesso i prodotti che sto utilizzando per la cura del corpo e quelli che mi assicurano su tutto questo. Lo scrub, quello di cui ho parlato precedentemente di Bottega Veneta, scusate, di Lidia, e questo di Body Shop, mi sto facendo la pelle davvero liscia, 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 liscia per mille. Davvero, io ve lo consiglio. Se vi trovate in un body shop, adesso penso che faccio anche delle confezioni regalo, delle confezioncine, prendere questo, magari anche la crema per il viso. Quindi devo provare, se magari mi trovo a Roma prossimamente, faccio un giro e mi faccio il benzina, magari qualcos'altro acquisto. Va bene, fatemi sapere magari cosa utilizzate proprio per il corpo, i vostri segreti di bellezza sotto la doccia per avere una pelle al top, liscia, liscia, liscia. Io vi saluto, vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo. Spero di fare qualche acquisto make-upposo. La prossima volta magari qualche acquisto bio, sono intenzionata ad andare a Bari per fare qualche acquisto in una bioprofumeria da cui mi rifornisco. E poi va bene, poi vi farò sapere. Io vi mando un bacio enorme, spero di essere stata, diciamo, chiara nell'esposizione. Magari se vi piace il video iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, io ne sarei felicissima. Vi mando un bacio enorme, ci vediamo presto, ragazzi, ciao! Ciao ragazze, benvenute sul mio... No, non mi piace, amore, non mi piace. Amore.